Si chiama Madre, l'opera scultorea di Marcella Loffredo in esposizione alla Domus Ars di Via Santa Chiara a Napoli. Rappresenta il ventre di una donna incinta a simboleggiare la rinascita dopo la lotta contro le avversità che si abbattono sulle donne. È un inno alla resilienza, ha dichiarato l'artista, che per i suoi lavori usa la tecnica dei calchi ispiratigli dalle mani della nonna, che avevano unghie particolari che ha voluto ricordare. Di lì le prime prove con lo stesso procedimento, tra cui proprio quello delle forme delle mani degli sposi realizzate per i matrimoni, fino ad arrivare a prestigiose commissioni da personalità di spicco su tutto il territorio nazionale. Madre è stata esposta durante l'evento Premio Campania Coraggiosa. La mostra lega diversi ambiti della società civile, culturale, politica e artistica. Per una settimana inoltre saranno esposte anche le opere di Domenico Sepe e Michelangelo Della Morte. Sono qui a ritirare questo premio Campania Coraggiosa, e nell'occasione ho portato la mia opera, Madre, che è un'opera interamente in alluminio. Mi occupo di realizzare calchi del corpo, in questo caso porto una madre, quindi il corpo di una donna, l'ottavo mese di gravidanza, messa su una croce. Lascio libera interpretazione a questa croce perché non ho voluto evidenziarla, quindi può essere anche un semplice appoggio, ma lascio invece la scritta Madre al posto della scritta Henry. Il seno è velato da un drappo che nasconde delle nudità che ormai sono ovunque sui social.